Procediamo ora con il secondo impasto. Dopo aver già sciolto il lievito nell'acqua come prima, pesiamo la nostra prima farina, uno sfarinato di grano duro e una semola rimacinata, sempre 50 grammi. È un prodotto molto fine che non rallenterà la vostra lievitazione. Dopo aver sciolto il sale come prima, aggiungete la vostra farina bianca. Ne pesiamo 250 grammi. La parte di grano duro che avevo fatto mettere inizialmente serve a dare più sapore e più croccantezza all'impasto. Ora andate a cercare il punto di pasta. Che cos'è il punto di pasta? È il punto in cui il vostro impasto rimane perfettamente omogeneo, elastico e uniforme. Aggiungete dei pizzichi di farina e continuate la lavorazione. Una volta raggiunta l'omogeneità, ovvero il punto di pasta, lo togliamo dalla nostra ciotola e continuiamo la lavorazione sul banco. Non dimenticatevi di esercitare una buona pressione e soprattutto ricordatevi della snervatura. Aiutatevi sempre con le nocche. Adesso vi do un piccolo suggerimento per fare in modo che il vostro impasto, una volta lievitato, si stacchi dalla ciotola senza problemi. Prendete dell'olio extravergine e bagnate il fondo della ciotola. Fatelo girare un po' in modo che si distribuisca. Dopodiché recuperate il vostro impasto, compattatelo bene e mettetelo a riposare. Come prima lo copriamo con il nostro canovaccio pulito e lo lasciamo riposare per 12 ore in un punto caldo. Per punto caldo si intende un posto possibilmente con una temperatura compresa tra i 23 e i 28 gradi.